Benvenuti amici, io sono Salvimpos. Oggi torniamo su Curse of Stepmother. Andiamo a finire il gioco e vediamo un po' come completarlo. Perché l'altra volta siamo andati semplicemente a morire, come è giusto che sia, per la prima volta che proviamo un nuovo gioco. Quindi ci andiamo oggi in Esplora, così vi faccio vedere tutti gli oggetti da recuperare e come vanno utilizzati. Andiamo direttamente al capitolo 1, perché il capitolo 0 è ovviamente il tutorial che abbiamo fatto l'altra volta. Noi partiamo direttamente dall'1, via. Scopri cosa nasconde Emily. Allora, entra nella casa e trova una pietra. E fin qua l'abbiamo visto l'altra volta. Troviamo la pietra. Dobbiamo salire alla ricerca della ricetrasmittente che la cara signora nasconde da quelle parti. Dobbiamo capire perché la nasconde. Che cosa nascondi, brutto essere? Non mi vedi, ora faccia di velluto. Allora, cominciamo. Cerco un grimaldello, giusto, perché le porte sopra sono chiuse. Quindi i grimaldelli, io l'altra volta l'ho trovato dove? In cucina? C'è da aprire tutti i cassetti al mondo qua per trovare le cose. Allora, io mi pare l'altra volta di averlo trovato in cucina. Quindi cominciamo a cercare come se non ci fosse un domani. E qua non c'è fichi secchi. Qua niente. E qua niente. Fortunatamente non sono. Questo ci servirà dopo. Quindi per adesso lo buttiamo qua perché ci servirà proprio qua. Per adesso dobbiamo cercare il grimaldello. Fin quando non troviamo il grimaldello, eccolo qua, trovato. Allora andiamo su. Signora, per favore, non mi intralci il cammino. Cominciamo a salire. Andiamo ad indagare sopra perché la ricetrasmittente dovrebbe trovarsi in una delle stanze. Quantomeno in uno dei cassetti. Cominciamo da qui. Cominciamo a sgrimaldellare da questa porta. Cerca il walkie-talkie. Quindi cominciamo a cercare tra i vari cassetti. Perché la signora me l'ha nascosto, ovviamente. Perché prima l'abbiamo trovato in bella vista. Adesso no, perché giustamente vi devono complicare la vita. Allora, cominciamo. Forse qua c'è qualcosina. Apriamo. Cos'è? Nulla. Fichi secchi. Buono, buono. Proviamo qua. Qua niente. Qua niente. E qua. Oh, ho trovato. Walkie-talkie. Vediamo che succede. È passato molto tempo. Ma come? Comunque, non è il momento giusto. Ho bisogno del tuo aiuto. Claire. In che senso? Quando tuo papà siete scomparsi, la mamma è impazzita e da allora mi ha rinchiusa in cantina. Potresti aiutarmi a scappare? Ecco la cantina, non poteva mancare. Giustamente, l'abbiamo visto su Evil Emily e su Scary Doll, che fa? Mancava qua. Prendiamo la chiave dello scantinato. Questo glielo lascio qua, no? Sì, serve per sentire tutta la storiella. Chiave dello scantinato, però prima dobbiamo cercare altri oggettini nel piano superiore. Quindi apriamo anche le altre stanze. Abbiamo da recuperare le batterie di cui una l'abbiamo trovato l'altra volta. Sono due in totale, quindi dovrebbero essere da queste parti. Eccone una, batteria dell'altoparlante. Quindi ce la buttiamo sotto qua e poi andiamo a recuperare. Dopodiché ce ne dovrebbe essere un'altra insieme ad una corda. Dovrebbe esserci anche una corda che ci servirà per fare gli scherzetti qua alla mamma. Qua c'è niente invece. Armadietto per i quadri fatti proprio a regola d'arte. Allora, è qua, qua, è qua. Ecco l'altra batteria. Quindi me la butto esattamente come l'altra di sotto e via. Così per le scale. E non ce ne andiamo di qua se prima non troviamo la corda. Perché dobbiamo trovare anche la corda. Da queste parti. Qua niente. E qua. E qua. Corda. Trovate la corda. Oh, adesso siamo a posto. Andiamo allo scantinato. La corda ce l'avviciniamo in cucina. Questo armadietto qua mi incuriosisce. Lo voglio aprire. Lo voglio aprire. Dove vedo io cose da aprire, le apro. Allora, andiamo in cucina. Buttiamo la corda qui perché poi ci servirà qua. E andiamo nello scantinato, che sarebbe questo. Vediamo che abbiamo lì sotto. Ok. Sì, sì. Emily goes to her corner. Va nel suo angolo in giardino quando è stressato. Se la fa arrabbiare abbastanza prima la porta della cucina. Usa quel momento per uscire. Ah, per salvarmi. Quindi dobbiamo fare scherzetti alla mamma. Così che lei si arrabbi e distrugga la porta. Così che Claire possa uscire. Allora, alza il volume della TV e cerca due batterie per gli altoparlanti. E noi l'abbiamo già fatto. Quindi andiamo a recuperare i nostri altoparlanti. Uno qua e lo andiamo ad inserire nel primo altoparlante che si trova qui. Ok. Che poi gli altoparlanti con le batterie non le ho mai viste. Però sempre dettagli, sempre dettagli. Prendiamo l'altro.
e andiamo ad inserire, tranne quelle Bluetooth ovviamente, quelle portatili, però quello è un altro discorso. Fatto, alza il volume della TV. Con gli altoparlanti accesi, alza il volume. Fatto. Tac, aspetta che Emily venga a guardare la TV e vedi la sua reazione. Ok, io mi metto qua dietro, va. Emilina, vieni a guardarti la TV. Mi metto qua dietro. Emily, spicciati però. Non è che ho tutta l'eternità per aspettarti, giusto? Ah, ecco, una valvola blu e mi serve. Mi avvicina anche questa. Richiede una valvola rossa, richiede una valvola blu. La valvola blu la mettiamo qui. Ci serve quella rossa. E intanto Emily è arrivata. Allora, si guarda la TV. Fazza. Che cos'è? Mi sono insordito pure io. Guarda come si arrabbia. Ok, e fin qua ci siamo. Trovo una bottiglia di detersivo, trovo un secchio vuoto e trovo una ricetta per combinare i liquidi. Questa è la ricetta, ricetta segreta. Dobbiamo creare un composto formato da questi liquidi, quindi liquido rosso, verde, blu, rosa, blu, verde. Vatti a ricordare adesso. Dobbiamo trovare un secchio che dovrebbe trovarsi all'esterno. Vediamo un po', vediamo un po' se riusciamo a trovare un secchio. No, andiamo a rubare i secchi ai vicini, chi se ne frega. L'importante è che andiamo avanti con la nostra missione di rescue, di salvare la gente. Ok, qui abbiamo un secchio, secchio di vernice, perfetto. Trovo una corda e l'abbiamo già fatto. Quindi andiamo ad azionare l'altra trappola. Perché noi dobbiamo azionare tante trappole in modo tale da far arrabbiare Emily. Buttiamo il secchio qui e attacchiamo prima la corda. Salve Emilina, mi faccia lavorare per favore. Allora, trovo una corda e mettila qui, ok, attacchiamo la corda. Poi prendiamo il secchio di vernice. Ok, non mi spinga, per favore. Lo attacchiamo qui ed ecco che la trappola è pronta. Mi vado a nascondere. Aspetta. Aspetta, vado a nascondere e poi glielo faccio cadere in testa quando lei si avvicina lì. Eccola e via. Oh, finalmente. Fatto, anche qui. E si arrabbia. Tra l'altro adesso non si è trasformata, quindi sta perdendo proprio il suo potere a forza di arrabbiarsi. E se ne va su con il secchio di vernice. Ah, aspetta, perché forse siamo stati fregati. Usa la manovella dell'acqua in modo che Emily abbia una doccia fredda. Ecco, dobbiamo utilizzare le valvole. Vabbè, niente, facciamo quello che dice lui per adesso. Trova una bottiglia e completa la ricetta. Andiamo, forza. Allora, che cos'era? Memorizziamo. Rosso, verde, blu, rosa, blu, verde. Rosso, ok. Verde, verde, blu, ok. Poi rosa, rosa, blu, verde. Ci siamo? Verde. Perfetto, la ricetta funziona. Ho la miscela corretta. Ora dobbiamo trovare un secchio vuoto e versa il liquido nel secchio al piano superiore. Quindi, visto che abbiamo il liquido alla mano, direi di andare al piano superiore a inserire questa schifezza nel secchio, ovvero questo o questo. Secchio di vernice, secchio d'acqua. Oh, fatto. Trova un secchio vuoto, quello di vernice. Io lo... Mamma, non mi spingere, per favore. Quello di vernice lo devo riprendere. Sì, nascondi, sì, però dobbiamo farlo dopo. Quindi questo me lo riabbasso lì sotto. Dobbiamo rifarlo, perché dobbiamo farlo nel momento in cui sabotiamo qui la temperatura dell'acqua. Quindi questo per adesso me la ributto qua. La corda infatti è sempre attiva, va bene così. Dobbiamo trovare un secchio vuoto che dovrebbe trovarsi anche qui. Eccolo qua, perfetto. Secchio l'immondizia, però è vuoto, quindi dobbiamo andarlo a riempire con l'immondizia, appunto, perché gli dobbiamo sporcare il tappeto. Quale mamma non si arrabbia vedendo il proprio tappeto sporco di immondizia? Ovviamente tutte. Quindi usciamo fuori e qui abbiamo il cassonetto dove prende l'immondizia. Andiamoglielo a versare nel tappeto. Quale mamma non si arrabbierebbe? Ma tutte, ovviamente, tutte. Eccomi, mammina, ti butto tutto sul tappeto, così impari. Fatto. Trova il secchio vuoto. Sì, ancora. L'ho già fatto. Lascia cadere sto secchio. Allora, arrivando qui, la mamma dovrebbe andare in escandescenza. Ecco, ti ho versato tutto sul tappeto. Vedi un po' tu. Ok. E fin qua ci siamo. Chi ha sporcato il tappeto? E pulisce pure. Sta pulendo. Tac. Ecco, ci voleva.
Tra l'altro si ingigantisce pure. Ok, e questo è fatto. Adesso dobbiamo risolvere il fatto delle valvole. Dobbiamo trovare una valvola rossa, che dovrebbe essere anche da queste parti. È tutto da queste parti. Guardate dov'è. Sono 3 ore che giro per questa valvola. È fuori dalla finestra. Non ci credo. Non ci posso credere che era fuori dalla finestra. Eppure sì, era fuori dalla finestra. Sono 3 ore che gironzolo per sta affare qua. Vabbè, l'importante è averla trovata. Meglio così. Allora, inseriamo la valvola rossa. E dobbiamo praticamente manipolare i rubinetti per rovinarla la doccia. Adesso dobbiamo capire come però rovinarle i rubinetti qua. Tanto fredda, troppo fredda. Oh, giusta per rovinare la doccia. Finalmente trovi 3 legni d'ardia per... Però non l'ho fatto, scusate. La doccia non la deve fare? Sì che la deve fare, signora. Da avanti, su, devi farti la doccia. Nasconditi nel mobile. Adesso 3 ore però per farla arrivare lì. Vieni qua, passa da sotto, brutto essere. Eccola. Oh, finalmente. Oh, ora in teoria si va a fare la doccia con l'acqua fredda, quindi si arrabbia ancora di più. In teoria, tutto in teoria, perché in pratica pure dovrebbe succedere, altrimenti che abbiamo mano messa a far lì? E niente. Vatta, rifà la doccia. Tac. Acqua congelatissima. Ecco. Qualcosa è cambiato rispetto a prima. Oh, e sfonda un'altra porta. Si sta distruggendo tutte le porte della casa. Ora ci rimane l'ultima cosa: accendere appunto il forno. Quindi trova 3 legni da ardere per il fuoco, per accendere il forno. E trova il liquido acceleratore, che è il combustibile che abbiamo trovato prima. Quindi accendiamo 3 tocchi di legna. Ok, forno number one. Andiamo al secondo. E siamo al number two. Fatto. Combustibile che abbiamo lasciato qua, prendiamolo e via. Fatto anche questo, non dovrebbe esserci più nulla da fare. Ecco, vatti a cuocere il pane, però nel dubbio che fa, prende fuoco per la testa. Ottimo, un fiammifero vivente, guarda là. Si arrabbia, tac, e sfonda per la parete. Tra l'altro diventa tipo gigantesca, è fortissima. Capitolo 1 completato. Capitolo 2 in arrivo. Non vedo l'ora che esca, effettivamente. Quindi ecco come risolvere il gioco. Se il video è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi torniamo su Scary Teacher. L'ultima volta abbiamo terminato l'episodio Low Stack, lo special chapter. E abbiamo fatto il No More Mr. Valentine, dove abbiamo sabotato il robot della maestra, l'abbiamo fatto impazzire, abbiamo fatto svolazzare la maestra.